Adesso vorrei fare su un tappetino, io mi sto muovendo veramente su un metro, quindi credo che non sia complicato a casa utilizzare dei tappetini. Vanno bene anche quei puzzle che usano i bambini. Ovviamente non ne faremo tanti, specialmente se sono duri, altrimenti mettiamo qualcosa di più morbido. Adesso invece proviamo il rotolamento in avanti, che è un altro esercizio che posso fare tranquillamente, ed è questo. Partiamo sempre da una posizione in ginocchio, in questo caso appongo la mano in basso, rotolerò sulla spalla. Questo movimento, guardate, così. Appongo l'altra mano, questa è la posizione, metto l'altra incrociata, porto giù la spalla e rotolo. La faccio anche frontale, così, mando indietro la gamba opposta, in questo caso la destra avanti, la sinistra dietro. Adesso faccio vedere da questo lato, uguale. Ultimate i movimenti di rotolamento in avanti e indietro, posso ovviamente combinarli, quindi fare lato destro avanti, espiro, indietro, espiro, cambio gamba, espiro, espiro. Posso combinarle anche in modo diverso, tipo vado avanti, dietro, stessa gamba avanti, dietro, ancora avanti, sostituisco i piedi, così, indietro, prova a girare di nuovo, indietro, avanti, dipenderà dallo spazio che abbiamo. Adesso, siccome siamo di nuovo in un periodo in cui siamo ovviamente con tutte le attività, diciamo, chiusi, è inutile mostrare il resto dei movimenti che poi potremo praticare tranquillamente al dojo, perché c'è una serie veramente indefinita di possibilità che abbiamo di operare differenti tipi di caduta. Adesso vorrei parlare di un'altra caduta, forse si vede meglio se sollevo un po', vediamo un po', non so il risultato, vediamo un po', forse si vede meglio, può darsi di sì. Andiamo con la caduta laterale. La caduta laterale parte da questo movimento, pancia a terra, quindi mi muovo come se fossi un cilindro, ok? Non so se si vede. Okay. È indispensabile l'uso delle mani che proteggono, così si vede. Okay. Molto piacevole questo esercizio, specie per i bambini, ma è molto rilassante la rotazione. Okay? Questo movimento è il primo esercizio. È chiaro che adesso possiamo renderlo immediatamente più incisivo staccando la colonna da terra e rimanendo anche qua distante da terra. Di nuovo schiena, cioè diciamo le scapole e i piedi, oppure avanti e indietro. Quindi diventerà questo l'esercizio. Vi assicuro che è molto faticoso. Serve posso farvi vedere, serve per esempio nell'attimo in cui io ho un oggetto per terra, che può essere in questo caso un oggetto pericoloso, potrebbe essere un bastone o potrebbe essere un altro attrezzo qualsiasi. Ma prendo a prestito un paio di sai. Ok, in questo caso andando a rotolare in questo modo, vedete, io non tocco nessuna parte del bastone o del sai. Vedete? L'altro invece sarebbe precluso. Questa è una piccola variante.